Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra avventura su Europa Universalis 4 con la Francia. Ormai sta quasi diventando, diciamo, un'abitudine. Sto registrando molto in anticipo perché non voglio far aspettare tanto tempo da una partita all'altra, cioè da un episodio all'altro, perché poi mi dimentico le cose. Quindi, intanto, mentre carica, vi lascio la intro e ci vediamo fra pochissimo e buona visione. Rieccoci, allora, abbiamo bene o male finito la guerra adesso, quindi abbiamo un attimino di momento in cui dobbiamo far scendere un po' di coalizioncina e abbiamo la missione sempre solo la solita, sempre espansione coloniale, lasciamola lì. Possiamo fare un po' di staterelli marcondirondirondelli perché abbiamo capacità di gestione più bassa e cercheremo magari poi di portarla avanti, però adesso possiamo confiscare. E poi è da levare un po' di cose, perché qui tra non tanti anni inizia ad arrivare. Potremmo levare questo intanto. Inizia ad arrivare l'assolutismo. Quindi andiamo a costruire altri edifici per abbassare la capacità di governo a Berlino per forza, perché 40 è Berlino. Quindi andiamo avanti. Qua stiamo nazionalizzando proprio un corno, però. Questi sono. Ok, facciamo sovraestensione. Queste le dobbiamo nazionalizzare, ma una volta che avremo finito le altre. Quindi, riprendiamo. Allora, volevo annettere qualcosa, forse. La Bulgaria ha ancora un reconquest. L'Ungheria non ne ha. Quindi l'Ungheria la possiamo già annettere, volendo. Annessione, semplicemente non abbiamo i ok, sono 5 giorni. Iniziamo l'annessione dell'Ungheria che terminerà quando? Nel giugno del 1617, quindi 8 anni precisi precisi. E poi vorremmo annettere anche l'Inghilterra, però l'Inghilterra ancora ha un'opinione molto bassa. Otterremo anche un bel matrimonio così da sistemare un pochettino. E questo cos'è? Oltraggiati e inoperoso, molto bene. Molto bene. Perché comunque qui un po' di coalizioncina ce l'abbiamo, eh? Quindi per ora stiamo un attimino fermi. Rifiutiamo. E proseguiamo. Qua abbiamo un sacco di progetti da costruire. Questo cosa ci dava? Tradizione dell'esercito e prestigio. Perché no? Perché no? E usiamo manpower? Sì, siamo già pieni. E 250 ducati. Perfetto. E quanto guadagniamo? 51 al mese. 51 al mese, va bene. Va bene, possiamo anche forse vendere le conoscenze. Ischito Transoxiana. Transoxiana che è il nostro vassallo. Vai. Ottimo. Poi, direi che a sto punto mettiamo un po' in addestramento le truppe. Costo dottrine meno 5, ma molto buono. Molto molto buono. Abbiamo degli eserciti, dei generali in più? Sì. Uno solo. Lo facciamo e li mettiamo in addestramento visto che aspettiamo per ora che si liberino un po', sì, che scendano un po' sta coalizione. Questo mi scazza un po' farlo. Re è buono e l'erede è ancora meglio. Rischiamo un pochino. Anzi, in realtà piuttosto che mischiare Charles de. Ok, lui, vediamo, mettiamolo lì. Eccolo qua. Perfetto. Così almeno siamo a posto. Poi abbiamo degli altri eserciti che non stanno addestrando. Sì, questo. Anzi, questo probabilmente è giusto che non si addestri perché qua abbiamo un po' di fazioni ribelli che usciranno sicuramente. Quindi facciamo così e gli facciamo così. Ok. Poi. No, qua c'è sempre da aspettare. Abbiamo un pochettino di ribelli, ma questi ora li sistemiamo. L'annessione, va bene, direi che ci siamo. Come vassalli possiamo liberare poi Genova, e lo facciamo. Qua ce li ha ancora con Reconquest, è vero? Non ne ha.
Ah, e non ce l'aveva ugualmente. Va bene, ce li ha e li perde nel 43. Il 43 va bene. Nel senso che confido entro il 43 di andare in guerra. Perfetto. Andiamo Mantova. Mantova non ce l'ha. Parma. Sì, tutti i 43 va benissimo, dai. Quindi, qui, liberiamo Vassallo. Dov'è Genova? Genova. Perfetto, gli diamo il benga. Qua solo la Spagna. Potrebbe essere il momento per salutarla, sapete? Potrebbe esserlo. Come idee, cioè come idee, come missioni, cos'è che dobbiamo fare? Ah, intanto idee. La prossima tech c'è un'idea, perfetto. Mentre come missioni abbiamo più o meno sempre le stesse. Qua dobbiamo fare uno shipyard o Grand Shipyard a Tolone. Costruiamolo subito. Penso che sia questo. E 100% di navale. Minchia, altre 50 navi. Facciamo così. 40 trasporto. Facciamo 15 galere. Commonwealth ci saluta? Ci saluta. E dove sono? Dov'è? Le nostre navi commerciali sono qualche parte. Eccole qui, le portiamo qua. È vero perché in effetti abbiamo perso l'alleanza con il Commonwealth, che ci ha messo. Ha messo ostili. Perché vogliono un pacco di nostre province, soprattutto quelle del nostro alleato, del nostro vassallo. Vabbè. Vorrà dire che niente, che saluteremo l'alleanza col Commonwealth. Facciamo 40-50 navi commerciali. Quanta navi commerciali? Epoca dell'assolutismo. E poi qua aggiungiamo. Non abbiamo più soldi. Nel mentre che facciamo i soldi, continuiamo a convertire, direi, il protestante. E qui abbiamo dei ribelli. E però, vabbè, Ungheria ce la farai te? Quanti uomini hai in Ungheria? Zero. Benissimo. Zero vuol dire prendiamo questi 7 per ora. Sono proprio pochi, ma fa lo stesso. Contro 3.000 ce la fanno ugualmente. Altri ribellioni qua e va bene, ci pensano loro. Gli altri si addestrano. Qua facciamo un po' di navi. Ok, tanto che dobbiamo sistemare, costruiamo un po'. E a sto punto perderemo tutte le alleanze, perché se la Spagna anche la perdiamo, gli altri sono tutti i nostri vassalli. Alleato ci potremo fare, ma soprattutto ci interessa farci un alleato? Forse no. Non era male per tenersi buoni loro come espansione aggressiva, come coalizioni, perché hanno comunque 200.000 uomini e rompono un po' le scatole, per quanto noi ne abbiamo 247, quindi neanche tanti in più. Perfetto. Così dovremo andare pieni. Questi 7.000 uomini sceglieremo bene dove metterli. La Ungheria, fai uomini che così almeno poi ce li portiamo. Spagna, cosa ci daresti? Oro no, perché non ce li hai. Uomini? Ma uomini sono pieno anch'io. E se ti chiedo una provincia? Me le dai, mi dai le province. Allora. Beh, allora scusa, intanto prendiamoci Genova. Perfetto. Si può fare ogni, non lo so, una volta al mese. Vediamo se ce le cede tutte. Se ce le cede tutte è una guerra in meno. Praticamente. Sarebbe tanta roba. Abbiamo perso un pacco di opinione, eh.
Ah, però non è per quello. Ho perso opinione e basta. 30 favori. Quanti ne abbiamo? 17. Dobbiamo aumentare questi favori, allora. Aumentando i favori, potremmo a sto punto farlo. Influenza, attirare i favori. Così ne prendiamo più velocemente. Quanti favori prendiamo? Beh, mezzo favore al mese quasi. Ovviamente questo. Così almeno recuperiamo province senza nemmeno doverle prendere in guerra e senza doverle pagare in espansione aggressiva. Grande Orda 58, eh. Genova inizia a imporre l'embargo, Bulgaria anche. Ce l'ha già. Perfetto. Perfetto. Ok. Transoxiana, il rotto commercio è troppo, impone almeno l'embargo. Brandeburgo 80%, ma ce l'abbiamo già quello che è pronto. Boschi. In realtà quello lì non mi piace molto, però tanto guadagniamo 70 al mese. Alleati, vediamo cosa potremmo prendere come alleati buoni. prendiamo malcontento 2. Potremmo volendo andare a prendere Gujarat, appena se è grosso. È grosso il Gujarat? Direi di no. Beh, no, neanche poco. Ha 32.000 uomini. Mughul? Mughul? Scusami. Hanno dei reconquest? Sì, non tanti. Non tantissimi. Un po' sì, un po' sì. E potremmo vassallizzarlo? In una guerra impossibile. In una guerra impossibile. E se gli chiedessimo una vassallizzazione spontanea? Offri la vassalizzazione. No. Troppo sviluppato. Pure cambi denaro. Non ci dai neanche l'alleanza, ma figurati. Però posso chiederti qualcosa allora a sto punto? No, perché ha meno 191 di opinione. Vabbè, e allora addio, addio alleanza col Commonwealth. Non è un problema perché siamo diventati abbastanza grossi, però è solo un peccato. Giorni alle navi. Ok. Beh, qua stanno facendo ancora 15 navi. Quindi nel mentre che scende. Vediamo. Mentre che scende possiamo a sto punto o aspettare o attaccare verso il Marocco. Dipendenza garantita da Spagna. Che palle. Spagna mi piaceva portarmela ancora da qualche parte. Tunisi. Non abbiamo casus belli. E ha debiti la Spagna, quindi non viene. Qui come sono messe? Nessuna di queste ha ancora il mercante bonus, incredibile. 21, 13, 16, 1, 39, 35. Prendiamo questi, gli diamo l'unico comandante libero. Lì c'è morto il 3 stelle. Siamo praticamente pieni di punti militari, però al 110% non sono intenzionato a pagarlo, quindi faremo un po' di sviluppo. Qua dove abbiamo il militare. Perfetto, e ripassiamo di nuovo a modificare riserve. Così passiamo da 2,65 a spero qualcosina in più. 2,70, solo 5.000 in più. Speravo di più, ma vabbè. Allora, potremmo far questo ancora per avere meno posti. Questa è adotta l'istituzione, vero? Non mi interessa più. Mettiamo potere commerciale. No, in realtà potere commerciale. Sì, abbiamo l'81, dai, va bene. Invece niente.
potere commerciale, qua potere commerciale, qui anche potere commerciale dove c'è Londra. Va bene. Andiamo avanti. Protestanti. Abbiamo solo 37 dimostrazioni di forza. Beh, perché continuiamo a non avere... Non avere... Beh, adesso potremmo mettere il Commonwealth, no. Solo la Spagna. Non ti do niente, Commonwealth, ma figurati. Vuoi le mie terre e mi chiedi ancora dei soldi. La Spagna ce la teniamo ancora un po' per rubargli tutte le terre, poi la mandiamo a quel paese. Stanno uscendo. Benissimo, papato. Beh, dai, ogni anno 8, di 8 punti non sono pochissimi. Dai, così continuiamo con le nazionalizzazioni e abbassiamo la nostra sovraestensione. Quando finisce? 6 maggio, urca, ancora un pacco, pensavo fosse molto più a tiro. Biblioteca di Pest, cosa ci dà? Diffusione delle istituzioni, costo per adottare un'istituzione, costo delle dottrine. Bello. Solo per l'ultimo lo faccio, guarda. Ok, poi. Teniamo un pochettino più tranquilli a sto punto. Gli ospitalieri sono arrivati fin qua. Alleati col Commonwealth. L'alleanza, cioè l'alleanza, la trega con l'ottomano quando scade nel 1620. Ok. Allora. No, no, perdiamo legittimità. Berlino non l'abbiamo ancora nazionalizzata, vero? Non l'abbiamo ancora nazionalizzata. Possiamo nazionalizzare Berlino? Io scusa, dov'è? Questo è Brandeburgo. Questa è sempre Berlino. Si chiama Brandeburgo anche questa. Ok, e quindi è l'unica che non possiamo nazionalizzare per ora. Perché stiamo facendo la parte di Brandeburgo. Però terminerà fra 7 anni. Anche io potevo farlo prima, vabbè. Velocizziamo. Perfetto. Va bene, la rifacciamo, non è un problema. Questo è già al massimo, quindi possiamo velocizzare ancora. Infatti la facciamo. Ok, poi appena finito nazionalizziamo anche la Brandeburgo, o meglio Berlino, così almeno... Poi andiamo a finire il terzo achievement. 31 marzo 13, va bene. Tanto quali abbiamo? Possiamo levare qualcosa, eh? Questa qua, per esempio. Va bene. E come siamo messi? Abbiamo già 24 di assolutismo e sale di 1,5 l'anno. E qui invece abbiamo... ci mancano le università che dobbiamo costruire, potevamo farle prima, eh? Dobbiamo farle prima. Perché andrebbe fatto dovunque vogliamo sviluppare un po'. Quindi sicuramente, per esempio, queste province. Appena avremo soldini li faremo anche di là poi. Ok. Allora, corruzione un pochino sale. Di nuovo, Ducati, potere amministrativo per un malcontento meno 2. Del malcontento per lo 2 onestamente non mi interessa, no. Marzo 13, intanto convertiamo ancora protestanti. Spagna, quanti favori hai ora? 30. Perdiamo prestigio. Quello recuperiamo senza grossi problemi. Qui. Questo migliora col Papa, richiamiamolo.
E dammi Corsica. Ottimo. E intanto continuiamo a fare favori e a rubargli territori. Va bene, qui ci sono ancora possibili ribellioni, sì, un po' dappertutto. Solo qui. Mettiamocelo già sopra allora a sto punto. Così almeno siamo tranquilli. 31 marzo, dai, che a fine mese possiamo far partire con la nazionalizzazione di Berlino. Perfetto. Potremmo a sto punto, visto che qua sicuramente, anche perché sono Reconquest, non gliene frega niente a nessuno, potremmo assaltare Nogai, Moscovia e Timuride. Moscovia ha ancora la tregua con noi fino al 19. Nogai, indipendenza garantita dalla Moscovia. Quindi potrei approfittarlo per entrare in guerra e prendergli queste tre province. Qui non abbiamo comandante, ce lo facciamo. Andiamo a puntare 1 e 2 e poi andiamo a prendere il War Goal. Intanto loro li rimettiamo ad addestrarsi tranquillamente. Navi, siamo arrivati al cap. Ne manca ancora un po' e abbiamo aumentato il cap. Tanto puntiamo lì e poi dobbiamo prendere il War Goal che è Marmajar, dove cavolo è? E questo di chi è, scusa? Della Grande Orda. Ok, visto che siamo pieni di... cioè, siamo pieni, visto che abbiamo appena speso punti militari, utilizziamoli. Qui abbiamo già messo le truppe pronte, abbiamo le conversioni, via. Anche la Commonwealth ha dichiarato guerra e si prende il nostro War Goal, maledetto. Mannaggia loro, meno male che ho preso i forti. Però questa qua in effetti non ci ho guardato, se era già partita è un problema. È un problema perché ci porta via terre molto utili. Noi avevamo fatto un bello schermo, quindi loro non è che possano prendere granché. Però, vediamo. Intanto vediamo di prendere questi due forti e poi di volare giù a prendere le terre da farci restituire. Probabilmente aveva già dichiarato e non l'ho visto. Non te lo rendo, tranquillo. E noi qui cos'è che vorremmo indietro? Almeno queste quattro qui. Visto che comunque è Nogai e Moscovia. Occupate dal Timuride. Vabbè, se le prende il Timuride, tanto poi nella successiva guerra, che sarà contro il Timuride, gliele andiamo a prendere. Quindi non è un problema in realtà. Andiamo a occupare almeno queste. Se no non prendiamo niente. Sono altre fazioni ribelli, eh. Costa artiglieria meno 10. Punto tu addestrati. Qui non mi sembra che ci siano ribellioni in corso. Ok. Quando usciranno i ribelli poi ci andremo, onestamente. Adesso non c'ho molta testa di seguirli. Avanti, qui 28%. Cali. E con l'ultimo andiamo a prendere Turkestan e questa provincia qua di fianco. E
poi principalmente queste zone ha un bel po' di reconquest qua sul Timuride, invece questi ce li prendiamo tutti. Perfetto. Andiamo avanti. Quasi annesso anche l'Ungheria. 101, ci stiamo iniziando a avvicinare con l'Inghilterra. E tutti hanno dichiarato guerra a Moscovia, scusa. Quante guerre ha? Francia, Commonwealth, Timuride. Oh. Alleluia. Prendiamo qualche provincia giusto così, proprio perché c'è. Questa mi sembrava l'avessero liberata. Ok, andiamo avanti questo assedio. Poi andiamo a fermare questi ribelli qua. Anche Novgorod sarebbe quasi pronta l'annessione, ha giusto un reconquest sul Commonwealth. E a sto punto ci potrebbe servire un po' di più perché poi ne abbiamo altri, evidentemente due qui perché Maiar se lo prenderanno sicuramente. Vuol dire che comunque arriveremo con tre reconquest, non sono tanti, però intanto li prendiamo. Tregua con Genova scaduta, vabbè, ma chi se ne frega. Stendiamo i monopoli per ora. Quindi i punti amministrativi. Avremo un po' di sviluppo evidentemente, quindi prendiamo università, mappa sviluppo. Università, 1, 2, 3, 4. Ok, così in queste zone possiamo fare sviluppo pagandolo un cazzo. Allora, professionalità o meno riserve? Ok, allora. No, tanto costa troppo, non lo voglio fare. Qualità al massimo per 999, quindi facciamo un po' di sviluppo a sto punto. Qua gli mettiamo costo dello sviluppo. E a sto punto facciamo 3, 2, 2 e un po' di più. Costa 26 per ora. Poi possiamo anche espandere l'infrastruttura e pagare ancora meno. Tipo facciamo così. Espandiamo l'infrastruttura, costa 17 fare sviluppo qua. L'abbiamo portato a un 29 e costa ancora 49 fare lo sviluppo, veramente poco. Ok, e come sta andando qui? Sta andando che abbiamo preso quello che ci interessa. Onestamente potrei anche chiudere tranquillamente la guerra qua, perché a noi interessa solo. Scusa, il Turkestan? Ah, perché è occupato da noi, no, non cambia niente. Cambia. Tu hai queste quattro. Ok, queste sono occupate dal Timuride, va bene, però Turkestan sì. Ah, però è la capitale, quindi non gliela cede così, probabilmente. E la dobbiamo girare. Transoxiana. No, ci costa ugualmente. Vabbè, gliela cediamo ugualmente. Turkestan. Poi basta perché le altre ovviamente non ce n'è più. Perché la grande orda ne ha ma solo qua. Nogai però è occupato dal Commonwealth. E basta. Quindi prendiamo queste due province. Quindi a sto punto possiamo fare pace separata con la Moscovia, dove ci dà i soldi. Riparazioni di guerra. E saccheggio. Riparazioni di guerra e basta. Allora, niente riparazioni di guerra, saccheggio. Facciamo passare un paio di mesi. Occupiamo un paio di terre. Così
Così almeno occupando un paio di terre facciamo quel punto in più che ci, quei due punti in più che ci servono. Perfetto. È legittimato anche Berlino? No, Berlino ancora un pochettino. Così arriviamo a fare il terzo achievement qui. 8.25. Wolfgast, quanti favori abbiamo ora con la Spagna? 15, possiamo, non possiamo ancora rubargli niente per ora. Allora, Moscovia. È sceso un sacco. Perché è sceso un sacco? Non è che vogliamo niente, cioè vogliamo solo soldi, saccheggio e basta. Cioè, non abbiamo chiesto neanche le riparazioni di guerra. Nessuno prende. Ah, perché ha finito la guerra. Finito la guerra, infatti si sono presi Magyar. Quindi sei, convinto di potertela giocare. Lo dici te? Io non ne sarei così convinto, onestamente. Comunque la capitale rimane sempre mia. L'unica è che non possiamo prendere il casus belli. Però non vedo come potresti comunque giocartela. Allora, Moscovia. Ecco, Moscovia adesso ci dà tutto. A questo punto ci prendiamo anche le riparazioni di guerra. Tanto basta metterle insieme tutti. Quando possiamo perché sono mercenari. Però vediamo. Benissimo. Ci dai anche riparazioni di guerra? No. Allora, senti, non darmi le riparazioni di guerra, va bene così. Questi li mettiamo qui. 100 ducati. 100 ducati, che me frega. E ora facciamo la pace con Nogai, dove ci dai? Queste due terre, Transoxiana e Transoxiana, tutti i soldi. Transfer 3 di riparazioni di guerra. Nessuno si incazza, perfetto. Lasciate un comandante. Prestigio. Vediamo se possiamo mettere. Arrivare, no, sempre solo Spagna. Allora, aspetta, facciamo un attimo due cose. Intanto prendiamo un esercito che potrebbe essere quello dei mercenari. Che vada qui a sistemare sti ribelli. Questi invece. Questi ci pensano gli altri allora. Dove vai a prendere la nave? Qua sopra. Vabbè, va bene, l'importante è che fai in fretta. Poi li mettiamo insieme e li uniamo anche agli altri. Così, 1 e 2. E grande orda, riprenditi te da solo le terre. Eccolo qua l'achievement. Meglio di Napoleone, Francia, Vienna, Berlino e Mosca come province core. Perfetto. Ora ci manca solo l'ultimo. Nel mentre dell'ultimo andremo avanti per conto nostro, cercando di sviluppare il più possibile questa nazione. Allora, aspirazione della libertà però relazioni più 3, questo mi piace in realtà, per ora non lo leverei, leverei piuttosto Supremacy of the Crown. 63. Vabbè, rinunceremo un po' al 100% di terre perché è un casino farlo. Allora, aspetta, perché poi sarà un casino tagliare. Terre occupate dai ribelli, quale abbiamo? Ah, questa giustamente. Giustamente questa qua. Mentre questi 7.030, 22, 22, perfetto, vieni qua. Questi
appena arrivano i mercenari sotto, a quel punto possiamo fare... Ah no, eccola qua la terra. E poi qua attacchiamo il Commonwealth sotto. Eh sì, il Commonwealth Timuride sotto, così andiamo a prendere altri territori. Quindi andiamo a liberare questa provincia. E poi dopo la confisca, che per ora non possiamo ancora fare perché abbiamo... Perché in realtà possiamo confiscare uguale, ma poi ci partono i ribelli. Però, facciamo convocazione stati, così va a 51. Allora, Friuli Cattolica. Novgorod annesso. Potremmo anche annettere Novgorod. O magazzino commerciale a Caleno, facciamo. Magazzino commerciale, vai. Ok, anzi, venite pure di qua, visto che facciamo una bella guerra, partecipate anche voi. Benissimo, quindi ora possiamo confiscare, no? Ora possiamo confiscare tutto sopra 50, tutto molto bello. E poi leveremo altre cose. A questo punto, Timuride. Se ti dichiaro guerra, quanti uomini hai? Un po', ma la Spagna entrerebbe. E ci sono Reconquest. Reconquest è come se piovesse. Mettiamo questa, che è proprio qua vicino. Perfetto. Perfetto, e vieni qua sotto. Allora, parte un po' di coalizione. Marocco, Turingia, Strasburgo, Paesi Bassi, Assia, Ingolstadt. Allora, in teoria i grossi non possono unirsi. Sembra. Quindi a quel punto non dovremmo rischiare niente. Austria, ecco, l'Austria già è mezza grossina. Allora, dove sono i nostri mercenari? Me li sono persi. Prendiamo un esercito e lo portiamo qua. Sono in viaggio via nave, probabilmente. Ok. Va bene. Vabbè, e direi che... Oh, tanto abbiamo preso il War Goal. Andiamo a puntare alla capitale subito, magari. Vediamo. Tanto testiamo anche la loro forza. Questa stanno uscendo un po', eh. Sonia ha anche unito alla coalizione. Oh, eccoli qua. Eccoli qui. Timuride ottiene legittimazione sulla Siberia. No, non te lo voglio mica dare. Ok. Andiamo giù per prendere Timuride che sta uscendo. Ah, che ci ha preso Kazan. Ecco perché probabilmente è scoppiato. Ah no, ma Kazan non è nostro. Kazan non è mica nostro. Bucarà. Qual è la capitale poi, Timuride? Herat. Ok. E qui continuano a entrare un po' in coalizione, però non penso che ci saranno grosse ripercussioni. Bucarà è già caduta. Che culo. Andiamo subito sulla capitale a sto punto. E tiriamo giù verso ancora l'invasione. Che altro c'è? Tunisi, Bengala e Gujarat. Allora, Tunisi magari... Puoi pensare te in spagnolo? Dov'è? Spagna, Spagna. E poi vediamo, la Spagna dove sta andando per ora? Da nessuna parte. Però intanto ci pensa lui.
Ok, beh, direi che per oggi ci fermiamo tranquillamente qui. Erat sicuramente si sbombarda. E riprendiamo poi non appena gireremo il prossimo video. Qua sono 40.000, ci proviamo? I nostri 27 e sono mercenari, quindi sono molto più scarsi. Scappano. Scappano sti 39, hanno mollato l'assedio. Sono tanti, iniziano a essere tantini, eh. Andiamo a prendere questi 11 che sono da soli. Questo cos'è? Terre aride, quindi neanche un forte chissà cosa. Dai, ok, ci fermiamo, riprendiamo poi e direi qua non ho niente di fa da fare, tutte terre lì. Perfetto, quindi anche il full core. Ottimo, dai. Grazie come sempre, facciamo un po' di sviluppo qua sopra e poi riprendiamo al prossimo episodio. Facciamo un pochino di militare diplomatico. Poi espandiamo. Facciamo un bel amministrativo, l'abbiamo portato anche questo a 29. Perfetto, dai. Grazie e buon prossimo video. Vabbè, facciamo questa battaglia, dai, vediamo come sono messi loro. A qualità. 5-1 contro 7-4, perfetto. Allora probabilmente anche con la metà degli uomini ce la possiamo fare. Vediamo. Dai, buona visione e ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao ciao.